un capo d'abbigliamento progettato, disegnato un regalo col cuore. Non sapevo. Però Carlotta però secondo me vi piacerà perché saranno delle cose collegate da questo in poi e secondo me vi piacerà il fatto che non è mai finita. Succede sempre la stessa grandezza, ma sai che mi sa che il penso veramente sia il filtro. No, ho un buco qua. Non è che non sono della stessa grandezza, che ho un buco in mezzo alle sopracciglia qua. Però, tenetevi pronti, avvisate i vostri genitori, perché secondo me è la new wave. Is the new wave. Il mio concetto con questo progetto. Aspetta che vi guardo prima di parlare. Il mio concetto che vuole passare per questa mia piccola passione. Oddio, non so esprimermi, scusate, sono un po' rintronata. Comunque, il mio messaggio che vuole passare con questo capo d'abbigliamento non è un faccio un merch, è un tipo, condivido il mio armadio con le mie amiche, capito? È quello il mood. Io questo tipo l'ho dedicato alle mie migliori amiche, capito? Che sono Dani e Danna. Ma deve essere tipo una cosa che deve passare come una cosa tipo, a voi piace come mi vesto? Dai, allora metterò tutti i miei vestiti online. Capito quello che vorrei fare. Spero tanto, 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 tanto vi piaccia, perché i vestiti purtroppo che io indosso, le scarpe che io indosso, sono molto particolari spesso e magari non tutti se le possono, se, cioè nel senso, che so, magari le bambine più piccine, i genitori non gliele fanno mettere certe cose, capito? Però il mio mood non è vendere, ve lo giuro raga, ve lo giuro, ho fatto sta cosa non per le vendite, ma perché io voglio veramente condividere la mia passione ai vestiti con voi. Se io avessi voluto fare una cosa per vendere, avrei fatto le felpe giganti, avrei fatto, non lo so, non lo so, però accessori. Invece io farò delle cose particolari che piacciono a me e che ho notato piacciono anche a voi, ma è tipo condivido il mio armadio, è quello il mood che deve passare, condivido la mia scarpiera, capito? Però sono veramente fomentata perché sono stra
felice di questa cosa. È un progetto su cui lavoro da tantissimo, lavoro sui vestiti da tantissimo, cucio vestiti da tantissimo, progetto cose da tantissimo. Quindi, nel senso, ovviamente si inizia da piccolo, sperando un giorno di arrivare a fare una linea, capito? Ma quello è un sogno, quello è un sogno. Per ora io vi dedico le mie prime idee, capito? È proprio un dedicare, come sto dedicando il primo drop alle mie migliori amiche, capito? Quindi io sono stra felice, stra fomentata, sono veramente soddisfatta e spero che vi piacerà. Spero che non sia una, cioè, quello che è importante da capire è che non è una cosa fine a se stessa. Io vorrei che farci proprio un lavoro serio sopra. Ho parlato con tante persone di livello che mi hanno aiutato, che mi hanno dato delle idee, che mi hanno sistemato i progetti, però aspettate perché tra meno 2 giorni avvisate tutti, mettete la foto profilo perché deve spaccare, cioè deve spaccare. Poi vabbè, se non spacca, intanto io continuerò, raga, anche se magari c'è investito dei soldi che non mi ritornano. Se non spacca il primo, spaccherà il secondo, se non spacca il secondo, spaccherà il terzo, se non spacca il terzo, io continuo imperterrita, io continuerò imperterrita a mettere, perché sono cose tipo che è difficile che magari si comprino tante persone, ok? Perché sono veramente un po' particolari, un po' nel mio stile, un po'. Io ho uno stile molto alternativo, no? Diverso un po' da quello che si vede in giro, nel senso, soprattutto per quanto riguarda i pantaloni, per quanto riguarda le scarpe. Quindi io spero tanto che vada bene, perché la mia passione più grande è il vestire, ci passo le ore. Infatti una sopracciglia più alta dell'altra, ma che cazzo è? Se vi dico i prezzi, secondo me si capisce, però comunque accessibili. Accessibili. Considerate che veramente per cercare un produttore buono, con una qualità buona, ci ho messo veramente un botto. Cioè, veramente un botto. Nel senso, è proprio di ottima qualità. Non so se posso dire chi me le produce, però fidatevi che è veramente tanta roba, cioè la qualità è proprio di Dio, nel senso chi me li produce fa marchi di alta moda, capito? Tempo di consegna una settimana, 7 giorni lavorativi in tutte le parti d'Italia, ovunque. Però raga, veramente sono un po'. Non capisco perché ho le sfocce diverse stamattina comunque. Sono veramente un botto fomentata. Non potete capire quanto. Arriva, anzi. Ora vediamo un piccolo spoiler.
eccolo, 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 eccolo. Forse l'avete già visto nelle mie storie. Perché volevo vedere l'impatto che aveva con voi e quindi avevo tipo fatto una sgamata senza dire niente. E tante persone mi hanno chiesto dove. Invece le mie sopracciglia oggi, cioè penso che non capiterò mai più nel mondo. Ma la televisione in bagno, già. Tu mi metti ansia. Raga, sono veramente felice, veramente fomentata. Spero, ci credo tanto in questo progetto. Anche magari in tanti mi hanno detto che avrei dovuto aspettare, oppure mi hanno detto che ho sbagliato, che non gli piace o che non venderà. A me non interessa, se non vende sti cazzi, io voglio fare qualcosa di figo, voglio fare qualcosa di figo, qualcosa che io non ho bisogno di andare a comprare nei negozi perché me lo produco da sola, capito? Ma io un sacco di volte ho fatto così, io non trovo mai quello che mi piace, io me li faccio fare. Perché sono pazza! È strano vedere la TV in bagno. Se no quando faccio la vasca cosa guardo? Annoio. Un cappello, un berretto sicuro. I tuoi cosa hanno detto di questo progetto? Io non ho parlato con i miei in realtà di questo progetto. Perché uno non credo gli interessi, sinceramente. Due. Dovrei mettermi dei pantaloni.